Durante la sua intervista a Verissimo, Albano ha raccontato il complesso rapporto con Romina Power, analizzando come le loro differenze abbiano influito sulla separazione. Ha parlato delle tensioni emerse soprattutto a causa delle abitudini di Romina, come il suo uso di droghe leggere, che lui ritiene abbia minato la loro relazione. Da parte sua, Romina ha dichiarato che sentiva una mancanza di attenzioni, cosa che ha contribuito al distacco tra i due. I fan di entrambi i cantanti hanno espresso le loro opinioni sui social, creando un acceso dibattito tra i sostenitori delle rispettive posizioni che ancora oggi non trovano una tregua. Albano ha poi discusso della sua attuale compagna, Loredana Lecciso, spiegando che molti l'hanno ingiustamente accusata di aver causato la fine del suo matrimonio con Romina. Ha chiarito: Loredana è arrivata nel 2000 e non ha rovinato nessun matrimonio. L'attaccano ma non ha rovinato assolutamente niente. Lei è stata un altro tipo di incontro, un altro tipo di vita. Ho pensato meno male che non vuole sapere nulla di televisione. Albano ha ricordato come, con Loredana, abbia costruito una nuova fase della sua vita, formando una famiglia e trovando serenità dopo la fine del precedente matrimonio. Ha raccontato che la loro relazione, pur avendo vissuto alti e bassi, è sempre stata caratterizzata da un forte legame e comprensione reciproca, e che la loro priorità è sempre stata il benessere dei figli. Nell'intervista ha anche ricordato il defunto amico e collega Toto Cutugno, a cui era legato da un'amicizia fraterna, condividendo ricordi dei primi incontri a Parigi e a Tokyo. Ha infine riflettuto sul futuro, esprimendo il desiderio di continuare a trascorrere tempo con i figli e i nipoti, rimanendo vicino alla famiglia e vivendo ogni momento con gratitudine. E tu cosa ne pensi delle parole di Albano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.